Castello di Monteruzzo stipato per il ricandidato sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri, e le liste che lo sostengono. Squadra che vince non si cambia, dice il protagonista, fiero di una compagine che prima della politica condivide l'amicizia. Abbiamo lavorato molto bene, siamo un gruppo molto unito, siamo un gruppo di amici che ci vogliamo anche bene, perché poi la nostra frequentazione non è solo nel comune ma anche fuori. Non finisce giunta comunale o consiglio comunale che non si vada a fare una dichiarata insieme. Del programma, aggiunge nella serata condotta da Alberto De Vecchi e introdotta da Stefano Felizza, abbiamo realizzato tutto, tranne l'area camper che sarà nostra priorità nel prossimo futuro. Poi la grande sfida della viabilità, una serie di alternative che bypassino il tappo della Varesina. Io mi ero già battuto per avere un'alternativa alla 233, assieme alle Ferrovie Nord. A fronte della chiusura del passaggio a livello di Venegono avevamo fatto delle proposte. Ferrovie Nord ha presentato anche dei progetti di fattibilità che sono stati portati al tavolo della provincia, ma purtroppo chi dirige in provincia ha deciso di non andare avanti. Io insisto su questo perché sicuramente non è la Varesina bis, perché questo è un progetto che io non me lo posso neanche immaginare, però delle piccole alternative che possono alleggerire il traffico nella nostra città ci sono. Infine, la Castiglione culturale, quella nota e ammirata in tutta Italia. Frigeri morde il freno per poter procedere al più presto al rilancio di Palazzo Branda, un progetto milionario per un nuovo percorso museale, attrattivo, inclusivo, accessibile a tutti, con iniziative pensate apposta per i bambini.